Vorrei adesso mostrare alcune simulazioni di Wolfram che sono particolarmente utili per il primo anno. Cominciamo a vedere prima di tutto questa simulazione. In questa simulazione viene mostrato il moto browniano e come funziona. Voi avete chiaramente indicato il punto di inizio e il punto finale e qui potete scegliere il numero di passi, il numero di liberi cammini. Vedete, in questo caso il numero di liberi cammini è 0, quindi 1, praticamente non c'è la molecola, praticamente non si muove. Aumentiamo il numero di liberi cammini, vedete, all'inizio si trova in questa posizione, alla fine si trova in quest'altra posizione. Aumentando il numero di liberi cammini, chiaramente vedete le caratteristiche del moto browniano. Alla fine partiva da questa posizione e si trova in questa posizione, non supera per esempio questo setto, questa parete impermeabile. È possibile aumentare le dimensioni del libero cammino attraverso invece questo cursore. Vedete, aumentiamolo, vedete che i liberi cammini diventano sempre maggiori. Addirittura è possibile che attraverso questi liberi cammini, la molecola passi nella seconda zona, al di là del setto impermeabile. Naturalmente vi ricordo che le dimensioni del libero cammino da che cosa dipendono? Dalla concentrazione del gas. Noi vediamo in questo caso una molecola che si muove, ma vi ricordo che ogni volta che c'è un cambiamento di direzione del libero cammino e automaticamente uno scambio anche delle velocità, che cosa significa? Che questo è prodotto dall'urto con un'altra molecola. Vedete che aumentare le dimensioni del libero cammino, che cosa significa? Diminuire la concentrazione, del gas. Qui abbiamo una situazione molto di gas, con concentrazione elevata, e i liberi cammini sono molto piccoli. In questo caso il gas è più rarefatto e i liberi cammini sono decisamente maggiori. Gli altri due comandi sono relativamente semplici da capire. Vedete che attraverso questo si varia la larghezza, della fenditura, e attraverso questo si cambia lo spessore del muro, sempre della parete impermeabile. Mi sembra che questa sia un'ottima simulazione per quanto riguarda il moto browniano in due dimensioni. Esaminiamo adesso, abbiamo visto che attraverso il moto browniano si può analizzare e capire le caratteristiche dell'esistenza delle molecole. Dalle molecole si può ragionare per quanto riguarda la struttura e l'esistenza degli atomi. Allora, cominciamo a vedere questo primo esempio. Voi avete questi sono i comandi: avete caffeina, saccarosio, fenilalanina e colesterolo. Le molecole sono rappresentate in questo grafico, vedete che è tridimensionale. Quello che io vi dicevo, appunto, ogni atomo si lega con gli altri atomi e il legame fa parte dello stesso atomo. Vedete questa parte rossa, che cos'è? Sempre dovuta all'atomo colorato di rosso, che di solito è l'ossigeno, come in questo caso. Quindi voi avete che gli atomi si legano tra di loro. Questa struttura, vedete, è abbastanza complessa, può essere vista invece che in modo tridimensionale utilizzando un altro modo tipico dei libri, ed è questo tipo di struttura. Vedete benissimo, qui non ha senso parlare di grafico tridimensionale, questo è un formalismo, perché nella realtà la molecola si trova in questo modo. Questo abbiamo detto che è saccarosio, questa è invece la caffeina. Vedete che a parte questi gruppi,
è una molecola estremamente piatta. Infine, la molecola del colesterolo, decisamente, ahimè, quella che intasa i nostri vasi sanguigni. Oltre a questo modello, questa dimostrazione su queste molecole, ce ne sono altre che riguardano un tipo di molecole molto più semplici. Vedete, monossido di carbonio, quella che si chiama volgarmente anche anidride carbonica, come può essere rappresentata? Mediante questo tipo di struttura. Capirete poi che cosa significano, che significato hanno questi puntini, va bene, oppure attraverso la classica formula che si trova sui libri. L'acqua, vedete, l'ammoniaca, metanolo, formaldeide, acido formico, e infine metano. Ho mostrato particolarmente il metano, concentriamoci un attimo sul metano perché ci dà lo spunto per analizzare infine le vibrazioni. Che cosa vi ho detto? Attraverso questi modellini, attraverso le formule, è possibile studiare per bene la geometria. Questa è una geometria che viene chiamata tetraedro perfetto, perché se io collego questi atomi, formano con delle linee, ottengo che cosa? Una figura regolare definita, chiamata appunto tetraedro. I legami sono particolarmente comodi se sono delle bacchette nei modellini, ma nella realtà questi legami sono delle molle, e lo possiamo vedere attraverso questa dimostrazione che appunto si basa sulla molecola del metano. Voi che cosa avete in questo caso? Avete classificato ed esaminato, vedete la stessa struttura, questo è l'atomo di carbonio, questi sono gli atomi di idrogeno che si trovano ai vertici del tetraedro, questi sono i legami intramolecolari o legami primari, in questo caso posso già preannunciare, si chiamano anche legami covalenti questo tipo di legame. Vedete che bella struttura, che bello poter muovere con il cursore la struttura nello spazio, è un diagramma, è una rappresentazione tridimensionale, e attraverso questo comando si possono cambiare i tipi di vibrazione. I tipi di vibrazione vengono attivati da questo comando. Vedete? Questo si chiama stretching simmetrico. Invece, se noi un altro tipo di analisi è questa, va bene? Notate, in questo tipo di struttura compare una linea rossa. Questa linea rossa non è un vero e proprio legame, questa freccetta rossa, ma serve per evidenziare una grandezza che spiegherò più avanti, che si chiama momento dipolare della molecola. A seconda della vibrazione questa grandezza fisica compare oppure no, e il fatto che compaia fa sì che dal punto di vista sperimentale si possa evidenziare la presenza di questo tipo di vibrazione con particolari tecniche di analisi di tipo, vi posso già preannunciare, spettroscopico. Quindi vedete che questo tipo di vibrazione, quando avviene, attiva, fa sì che venga creato non un nuovo legame, ma un nuovo tipo di grandezza fisica, il momento dipolare della molecola. Mentre prima invece la vibrazione non attivava questo tipo di vibrazione. Se noi analizziamo a questo punto, continuiamo ad analizzare, esaminiamo questo tipo di vibrazione, vedete che qui si cambia l'angolo, vedete che questo tipo di vibrazione non attiva, non crea il momento dipolare, infatti non compare nessuna freccia rossa. Infine, questa deformazione attiva il momento dipolare. Vi avevo accennato che ci sono delle tecniche di analisi
che segnalano la presenza di queste vibrazioni. Non voglio essere troppo complesso, ma una tecnica di analisi si chiama spettroscopia infrarossa. Vedete che la spettroscopia infrarossa crea delle bande dei picchi, e questi picchi sono associati ai due tipi di vibrazione che abbiamo evidenziato prima. Le altre vibrazioni invece non attivano nessun segnale in questo tipo di analisi. Per finire, come è giusto che sia, vi mostro i link delle dimostrazioni che abbiamo visto, sia quelle delle molecole. Questa era la dimostrazione collegata alla caffeina, saccarosio, eccetera. Questa era relativa alle molecole più semplici: acqua, ammoniaca, ossido. Questa invece è la dimostrazione collegata, che mostra appunto la vibrazione nel caso del metano. Sperando che sia tutto chiaro, vi rimando alla prossima dimostrazione.